Salve a tutti ragazzi, mi chiamo Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Thief, l'episodio numero 4. Allora, continuiamo il nostro capitolo 1, quarantena, dato che lo voglio finire. Un bellissimo giornale, qui lo possiamo prendere, quarantena. Qui naturalmente ci spiega tutto il motivo per cui c'è appunto questa quarantena. C'è infatti un'epidemia di peste, come appunto vediamo in Dishonored. Per questo, ve lo ripeto per l'ultima volta, per questo ho fatto un riferimento così, diciamo, l'altra volta avevo detto molto simile a questo gioco a Dishonored. Qualcuno di voi magari penserà, invece non è così, dato che al contrario Dishonored che si è ispirato a questo. Perfetto, allora apriamo la porta. Non c'è niente, vero? Che cazzo? C'è la musica, pensavo mai avesse visto qualcuno. Vaffanculo. Allora abbassiamoci e boom. Non ci ha visto nessuno, vero? Perfetto. Non so perché c'è questa musica molto molto d'azione, ma comunque noi proseguiamo nella nostra avventura. Qui ci dovrebbe... Oh cazzo. Oh la signora. Siamo qui, vediamo un po' cosa si dicono e poi fuggiamo. Almeno che questi dovrebbero fuggire tra un pochino. Black Furrow, chissà che cosa vuol dire. Dai, levatevi su. Non mi vedete, perfetto, non mi vedete. Ok, allora proseguiamo per qua. Vediamo un po', tanto non riusciamo. Ah, bisogna andare. Oh cazzo. Allora di qua di sicuro non ci possiamo andare, perché tanto è inutile. Allora andiamo di qua e arrampichiamoci sopra questa grata. Stiamo a debita distanza, però. Ok, andiamo. Perfetto. Ok, allora noi dobbiamo andare verso quella parte, quindi abbandoniamo questi due uomini. Attenzione, tanto qui piove, non ci sentiranno, anche se andiamo sopra qualche pozzangherella d'acqua che c'è sopra queste piattaforme. Allora andiamo sempre di qua davanti, dovrebbe esserci, sì, perfetto. Ok, siamo arrivati? Che dite? Dovremmo essere arrivati qui al castello. Ah sì, al castello, alla torre dell'orologio. Buonissimo, capitolo completato. Non pensavo di completarlo così velocemente, davvero. Buono, buono. Non farti scoprire fallito, vabbè, purtroppo non importa, dai. 40% di bottino, ve lo dico sempre, non completerò i giochi al 100%, dato che non mi voglio scervellare, voglio solo farvi vedere com'è la storia, voglio solo divertirmi insieme a voi, non scervellarmi. E non provare soddisfazioni magari, però non scervellarmi, e quindi divertirmi e basta. Perfetto, continuiamo. Vediamo qui che la torre dell'orologio è la sede dei ladri, la sede di Garrett più che altro. Vediamo un poco che qui la cassa è appunto una cassa dove noi abbiamo delle potenzialità: bilanciamento dell'arco, capacità della fareta, abilità dello scassinare, freccia seghettata, qui la possiamo prendere, sono tipo delle risorse, ne prendiamo uno, due e basta. Poi il cibo, vediamo un po', ne prendiamo un altro, asfissianti ne prendiamo una, il papavero ce ne serve, ne prendiamo due. Poi vediamo un po', freccia con corda ne prendiamo due, tanto ne abbiamo, freccia d'acqua ne prendiamo uno, due, e poi basta, non ci sono più niente di scorte disponibili. Perfetto, allora, stiamo qua, questa è la cassa di tutti i materiali. Poi vediamo un po', qui c'è la cassa di tutte, ha il bottino unico, F1 per l'inventario, non lo so che cazzo sarebbe questo, piumaggio scintillante, sarebbe tutte le come si chiamano, le... collane, possiamo dire che abbiamo. Vediamo un poco. Allora, poi qui abbiamo tutti gli oggetti che possiamo prendere, tutti gli oggetti in più che possiamo prendere. Ok. Allora, vediamo un po'. Qui c'è la missione, ok.
Perfetto, iniziamo questa fantastica missione.